Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un altro vlog. Ultimamente è solo vlog. La devo smettere oppure no? Non lo so, fatemi sapere con un commentino perché se vi piacciono io continuo a girare i vlog. Ovviamente non saranno sempre vlog, però ultimamente, ormai, cioè, guarda in che condizioni sono. Ultimamente, essendo appunto in queste condizioni, non posso che girare vlog. Quindi, se mi volete vedere su YouTube in questo periodo, accontentatevi dei vlog perché mi risulta difficile pensare di mettere a caricare la batteria della videocamera e poi registrare con questo. Questa è la situazione attuale. Poi, tra l'altro, per chi mi segue su Instagram ha già visto la foto della vetrinetta vuota. Fa stranissimo vederla vuota, cioè voi eravate abituate, come ovviamente anch'io, a vederla strapiena, ma così carica che si piegavano. Infatti ci fu una ragazza che me lo scrisse: Vale, ma si stanno piegando le assi di vetro, è pericoloso. Infatti sì, ora sono tornate dritte. E io nel frattempo sto facendo lavatrici su lavatrici, sto mettendo in ordine, sto cercando. Mettendo in ordine, io che metto in ordine. No, vabbè, io se voglio posso. E sto cercando di mettere a posto il più possibile di procedere con il trasloco perché diventa sempre più difficile. Fatemi salutare Viviana, che so che mi segue sempre. Vivi, ho sgamato una tua foto. Ho visto un piccolo video in cui mangi e guardi il mio video. Ti mando un'enorme bacione, Vivi. E ti prometto che il prima possibile andiamo a comprare i trucchi insieme, te lo prometto. E a proposito di trucchi, io non so se fare o meno la postazione make up all'interno della mia nuova casa. Ora no, non è che allora te lo spiego. In realtà il problema principale è lo spazio. Nel senso, per la camera che ho scelto, cioè, ho scelto questa camera per una questione di luce. Perché mi sono detta, se voglio girare un video in questa camera c'è tantissima luce e quindi, avendo luce naturale, riesci meglio a gestire il tutto e a registrare un video. Non ho scelto la stanza più grande perché comunque lì io voglio fare il salotto. Per quanto riguarda la stanza che coincide, combacia con la cucina, stiamo creando una soluzione per sigillare completamente la porta, quindi di conseguenza non entreranno odori e anche dalle maniglie non entreranno odori perché verrà tutto sigillato. Verrà messa una maniglia finta sia dall'interno, no, solo sull'esterno, mentre dall'interno non verrà nulla vero e proprio. Verrà messa una cosa, non so cosa faranno. Comunque, abbiamo creato appunto una soluzione anche a questo. Che altro? Quindi dicevo appunto, per quanto riguarda la postazione make-up, in realtà io, questa è tutta scena, o meglio, non è che tutta scena, ma di tutto ciò che vedete, io utilizzo veramente 3-4 cose. Ora, lasciamo stare chi si trucca tutti i giorni in maniera molto 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 particolare, molto appariscente, mi sta facendo male il braccio, ma io personalmente, Luce, personalmente non mi trucco tantissimo, in questo caso non sono neanche truccata, mi trucco poco, quindi se mi devo truccare è perché devo andare a un evento, perché c'è qualcosa di importante, o devo andare a una serata, e quindi nulla, mi truccherò poco. In realtà la farò, però non sarà come questa, o può essere che sarà come, non lo so, devo prendere le misure dello specchio. Avete presente quello di IKEA, quello che è uno specchio con la scrivania, costa tipo 167 euro, una cosa simile. Però non so se ci entra tra il letto. In realtà, secondo me sì. Secondo me sì, è irrevocabile.
si complessa troppo, dice no, non entra, non entra, non entra. Comunque, vabbè, a parte questo, io sto parlando, cioè vi mostro la situazione perché forse non è ancora chiara. C'è lo stendino in corridoio. Questo perché è arrivata la nuova ragazza, e, cioè la ragazza che verrà ad abitare nella mia stanza, però nel frattempo si è appoggiata nell'altra. Quindi di conseguenza quella che era la stanza dove appoggiavo lo stendino per stendere, ora non c'è più, è diventata quella. Che stavo dicendo a proposito della postazione make-up? Sì, che allora la farò, però sarà molto più ridotta, molto più semplice. Non so se fare appunto la parte tipo scrivania, cassettiera sotto, cassettiera laterale, oppure semplicemente mettere una cassettiera, che è quella della camera da letto, che è appunto insieme alla camera da letto, mettere un mega specchio sopra con delle luci, perché secondo me non è male come idea. Alla fine non è che devo passare tutto il resto della giornata vicino alla postazione make-up. E poi appunto mettere i trucchi sopra. A me non sembra male come idea. Poi, non lo so, fatemi sapere con dei commentini, magari datemi un consiglio su questo. Trasloco, quando riuscirò a mettere tutto in ordine? Quando vado ad abitare nella casa nuova? Boh, non lo so. Allora, a proposito di questo, io entro il 15 dovrei stare nel nuovo appartamento. Però nel mentre devo salire a Roma. Ora lo so, lo so, lo so, lo so che sarò tartassata di messaggi. Devo salire a Roma perché mio fratello farà una formazione lì. Io ve l'ho già anticipato su una mia live di Instagram. Mio fratello è partito per León in Spagna. Ed è stato bruttissimo quando è partito. C'è qualcosa di. Ti prende una cosa allo stomaco. Infatti, io allora sono stata giorni che lo guardavo e dicevo: Maurizio, quando vuoi puoi tornare, tu mandami un messaggio, io ti faccio il biglietto del ritorno il giorno dopo, anzi il giorno stesso per il giorno dopo. Poi quando ha messo i bagagli, quando è andata a imbarcare i bagagli, ero tranquilla, stavo con un suo amico. Ed ero tranquilla, ma nel momento, cioè, poi siamo andati a fare colazione, eravamo lì in aeroporto, ma nel momento in cui ha praticamente appoggiato il biglietto ha messo il codice, no? Per passare, per andare a fare il gate. Cioè, ragazzi, non so che cosa mi è preso una cosa allo stomaco. A guardarlo così, poi ovviamente non lo guardavo in faccia, lo guardavo alle spalle e volevo piangere, stavo per scoppiare a piangere e l'amico di mio fratello mi fa: girati, se no ti vedo così. E infatti poi non c'è stato proprio modo nemmeno di salutarci, perché evidentemente lui l'ha capito, magari non lo so, anche lui si è commosso, perché lui non è un tipo che si commuove, e quindi boh, vabbè. È andata così, insomma, questa è un'altra delle cose. Che altro volevo dirvi? Ah, ci saranno delle novità assurde. E quindi, appunto, ricollegandomi a mio fratello, perché poi mi dite, tu passi da un discorso all'altro, è vero, avete ragione. Ricollegandomi a mio fratello, salirò dall'11 al. No, bugia. Salirò dal 13 al 16 a Roma. E niente, poi torno nuovamente a Bari perché devo ritornare a lavoro. E in tutto questo ho da fare il trasloco e c'è anche un'altra mezza situazione di mezzo. Allora, detto questo, che cosa dovevo dirvi? Io ho un problema. Eppure mangio tanto sushi. Detto questo, ce la puoi fare. Ci saranno delle novità qui sul mio canale. Ho a che fare con un nuovo brand e sono felicissima perché siamo state veramente in due a essere state scelte. Non vi posso svelare chi, comunque è una youtuber molto, molto famosa.
È un brand che a me piace tantissimo, è un brand, non lo dico perché, cioè, perché tanto alla fine il brand stesso non andrà a vedere questo video, visto che comunque non è interessato ai miei vlog, però sono contenta perché essere scelti da un brand così importante ti fa tanto, tanto onore, quindi grazie, grazie, grazie mille. E quindi niente, sì, ci saranno delle novità all'interno del mio canale, quindi iscrivetevi e non perdetevi i video. Per quanto riguarda il giveaway, perché alcune me l'hanno chiesto, ragazze, questa è la situazione, abbiate pietà di me, già non me ne scappo, questo è il mio canale. Innanzitutto sto aspettando gli altri premi che non mi arrivano ancora. Ho preso la palette sotto consiglio di qualcuno, quindi la palette che avete visto, quella, non il dupe, il fake praticamente di The Balm, però validissima. Quindi vi ho detto, secondo me, cioè a prescindere dal giveaway, prendetela perché è veramente valida, quel prezzo è fantastica. Poi c'è appunto lo specchio e fatemi sapere con un commentino se c'è qualcos'altro che desiderate. Ragazzi e ragazze, io spero di avervi tenuto compagnia, spero di non avervi annoiato, se così fosse spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per restare sempre aggiornate, io vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música.